Buongiorno a tutti, conferenza stampa della vigilia della gara Lecce-Cremonese. Mister Marco Baroni a vostra disposizione. C'è la prima domanda di Tonio De Giorgi, Telerama e il Nuovo Quotidiano di Puglia. Buongiorno mister. Buongiorno. Nella formula vincente della preparazione della partita contro la Salernitana, cosa ha potuto aggiungere in queste due settimane? E poi la seconda domanda, quali accorgimenti deve tenere la sua squadra domani? Allora, non è che c'è una formula vincente, per me, secondo me col Monza abbiamo fatto una partita straordinaria sotto tutti gli aspetti, non è arrivata la vittoria, è arrivata a Salerno dove la squadra comunque ha fatto una buona partita dal punto di vista dell'equilibrio, della compattezza, e questo è quello che noi dobbiamo continuare a portare avanti. Abbiamo avuto una settimana di lavoro dove chiaramente abbiamo messo dentro del lavoro importante, perché questo è quello che dobbiamo fare noi. Per andare forte bisogna allenarsi forte, però ormai questa è una cosa che ripeto perché è la verità. Abbiamo avuto anche qualche piccola defezione, però siamo arrivati ora alla vigilia della partita dove, insomma, parte Brancolini e poi posso disporre di tutti i giocatori. Ecco, quindi per quanto riguarda le difficoltà in campo, le difficoltà in campo fanno parte della Cremonese. La Cremonese è una squadra che ha speso tantissimo, ha fatto una campagna acquisti importante, una squadra che ha giocatori forti, una squadra forte, che sicuramente in questo momento, a meno di quello che forse a livello prestativo poteva raccogliere, ha messo in difficoltà tutte le squadre con cui che ha giocato. Basta vedere, insomma, sono andato a rivedere la partita con l'Atalanta, quindi le difficoltà sono dell'avversario, che ci sarà un avversario importante, e quello che noi dobbiamo fare lo sappiamo, siamo in casa nostra, con il nostro pubblico, che per noi è una linfa, per noi è sempre lo stimolo, la voglia, la determinazione in più che ci possono dare loro e che noi vogliamo dare al nostro pubblico. Quindi l'atteggiamento domani sarà fondamentale, importante. Filippo Verri, Pianeta Lecce. Buongiorno mister. La Cremonese fino adesso in Serie A ha schierato sempre la difesa a 3, un 3-4-1-2, mentre in amichevole contro il Fanful ha provato il 4-2-3-1. Avete preparato entrambe le eventualità e quale pensa possa essere lo schieramento della Cremonese? Ma guarda, non ci cambia molto. Non cambia molto. E, ripeto, giochiamo contro una squadra che è particolarmente aggressiva, che non ti fa giocare bene, che ha, come ho detto prima, giocatori con velocità, gamba, verticalizza molto, e quindi ci sarà da correre. Domani ci sarà da correre tanto e noi dobbiamo essere pronti a questo. Non avere pause mentali, questo è fondamentale. Non avere pause mentali. Grande attenzione, dedizione, concentrazione per tutto l'arco della gara. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno mister. Buongiorno Pasquale. Si è parlato dei nazionali da Cremona che magari può penalizzare la Cremonese, dice il Lecce non ce n'ha, ma lei ha ritrovato Elgason e Colombo con prestazioni importanti che lasciano intravedere anche delle mosse a gara in corso, in teoria con elementi nazionali. Quanto l'hanno soddisfatta le loro prove? No, guarda, chiaramente questi sono giochi sempre, no, di chi cerca di stemperare o lamentandosi. Io so solo questo, che se avessi 10 giocatori in nazionale sarei contento, quindi per me il giocatore che va in nazionale intanto vuol dire che se è in nazionale qualcosa si merita, in più tornano sempre con grande gratificazione, autostima, quindi insomma è così, è stato per i nostri due nazionali, sia Elgason, che intanto gli ha permesso di fare del minutaggio, delle partite,
che sono partite di spessore, di livello sia tecnico, tattico che anche motivazionale, come ho detto prima. La stessa cosa per Lorenzo, che comunque ha anche trovato il gol. Quindi, ripeto, io le vedo più come un'opportunità, e quindi i ragazzi li ho ritrovati carichi. Magari, ecco, Egas un pochino stanco, perché lui, insomma, la sua nazionale non è così vicino, il rientro, no, è sempre un pochettino, però da questo punto di vista, ecco, ha già recuperato, sta bene. Pier Andrea Casto, Salento Live 24. Io le chiedo invece degli ultimi praticamente arrivati, Uden e Umtiti, dopo queste due settimane con la pausa per le nazionali, come hanno lavorato e se sono pronti ad un impiego? Uden ha giocato praticamente solo un tempo a Torino e qualche minuto a Salerno, e Umtiti non è mai sceso in campo. Allora, per quanto riguarda Uden, sta bene, sta meglio. Chiaramente è un pochino più indietro, ma perché lui è arrivato ed era molto indietro, no? Anche appunto, sia dal punto di vista atletico, che anche aveva qualche chilo in più, però adesso il ragazzo sta bene, si è messo a posto e può darci una mano sempre in quell'ottica che sappiamo, perché sono ruoli dove abbiamo particolarmente ricambio. Per quanto riguarda Samuel, sta bene. Siamo sta bene, è chiaro che adesso c'è il campo, se non va questa andrà la prossima partita, perché comunque ci sono anche dei suoi compagni che stanno facendo bene in quel ruolo, e quindi io noi siamo, so che lui vuole giocare, e questo mi fa piacere, perché io voglio solo giocatori che magari in questo momento vogliono andare in campo, ecco, e il campo arriverà, se non è questa arriverà la prossima. Valeria Coi, Corriere Salentino, e poi Barbara Magnani, Antenna Sud. Velocissima, sì. Se sì o Colombo? Guarda, sto ancora valutando, perché come ho detto prima, no, uno è tornato... È tornato molto carico, l'altro ha fatto una settimana un pochettino differenziata, però so che posso contare su due giocatori che stanno bene, sia mentalmente che fisicamente, perché comunque Hassan ha recuperato e ha fatto gol a Salerno, quindi ecco, devo ancora valutare, però sono pronti entrambi. Barbara Magnani, Antenna Sud. Sì. Buongiorno mister, buongiorno. Anche una domanda diretta: come definirebbe adesso il Lecce in questo momento, la sua squadra, punto di forza, e invece su cosa ancora vuole lavorare? No, noi abbiamo tantissimo da lavorare. Io credo che la squadra è sempre, no, in un'evoluzione. Io non guardo mai le cose che funzionano, sono sempre attento a ciò che dobbiamo migliorare, e ci sono tanti aspetti su cui lavorare qui. Però la squadra siamo stati bravi perlomeno a compattare velocemente, no? Nonostante che molti giocatori siano arrivati in ritardo, c'è stata molta velocità da questo punto di vista, a merito nostro, dello staff, ma anche dei ragazzi che già erano qui, che hanno velocizzato molto l'integrazione di tutti, no? E quindi da questo punto di vista, poi è chiaro, questa è una categoria complicata, difficile, non devi mai pensare di aver conquistato qualcosina, perché è il momento in cui inizi a perderla. Quindi noi, la nostra attenzione è rivolta al lavoro, alla prestazione, al miglioramento quotidiano, e come ho detto prima, domani sarà un esame molto difficile, perché non possiamo, è una partita dove non dobbiamo sbagliare niente, atteggiamento, tenuta fisica, mentale, grande intensità, grande ritmo nella testa, questo ci occorre. Grazie a mister Marco Baroni. Grazie a voi, buon pomeriggio.